Senti, veniamo al girone. Prendete un girone che sulla carta era abbastanza normale. C'era Polonia, Perù e Camerun. Possiamo dire però che quella fu la miglior Polonia di tutti i tempi? Ma allora, quando uscirono i gironi e poi soprattutto dopo le prime tre partite chiaramente non soddisfacenti, sì, chiaramente poi avevamo la stampa del Sud che voleva alcuni giocatori, la stampa del Nord ne voleva altri, per cui le convocazioni non mettono mai d'accordo nessuno, per cui c'era molta, c'era una critica feroce nei nostri confronti, per cui dopo le prime tre partite dovevamo Polonia, Perù e Camerun. Tutti reputavano che fosse un girone facile, in realtà poi non fu così perché la Polonia arrivò terza in quel mondiale, arrivò terza e il Camerun fu una sorpresa. Fatto sta che poi sia i mondiali dell'86 che quelli del 90 Sì. avevano messo le basi per fare dei grandi campionati mondiali, partecipavano sempre, per cui non era. Però in realtà, ad essere onesti, non, le nostre prime tre partite non furono un grande spettacolo dal punto di vista del gioco. Però non perdemmo nemmeno, facemmo tre pareggi, con tre pareggi, dal punto di vista del gioco non furono piacevoli, però la Polonia, come giustamente dicevi tu, era la miglior Polonia degli ultimi 20 anni, non so, c'era La Boniek, Bologna di lato, aveva di lato. lato Smolarek, Boniek, Tomaszewski, Portiere, era una Polonia fortissima, sì. Senti, ti chiedo una cosa a livello di squadra, a livello personale. In uno di questi tre pareggi, purtroppo, c'è la tua complicità con una deviazione sfortunata con il Perù, che permette al Perù di pareggiare. E poi, bombardati dalle critiche, nell'albergo, come l'avete vissuta questo periodo, questa Ma la situazione? partita più brutta in effetti fu proprio quella contro il Perù, perché il Camerun aveva una certa credibilità, il Perù forse era la squadra più, diciamo, più debole del girone. E noi forse l'affrontammo un po', faceva molto caldo, l'affrontammo un po' troppo tesi, troppo preoccupati di perdere, perché poi se perdevi andavi a casa. Per cui abbiamo giocato un po' troppo tesi. In quanto all'autorete, è un'autorete non classica, perché l'autorete quando lo devi verso la tua porta, io mi sono girato, il pallone mi ha preso in una caviglia ed è andato in porta, per cui non è proprio un'autorete voluta, è un'autorete fortuita. Poi per quanto riguarda la partita, io mancavo Uribe, loro non fecero molto come squadra perché correvano molto più di noi, ma noi, torno a dire, eravamo molto tesi perché fu la partita, secondo me, peggiore di quel girone dal punto di vista del gioco. Poi andammo in vantaggio, però in realtà non abbiamo fatto Con un gol poco reale. meraviglioso, Con un gol di Bruno Conti. bellissimo di Bruno Conti all'incrocio dei pali. Bruno Conti, che poi fu uno dei migliori giocatori, tutti giocarono bene quel mondiale, Ah, sì. ma Bruno Conti qualcosa di più rispetto agli altri. Senti, tre pareggi, vi qualificate a quelli che adesso chiamiamo ottavi e quarti di finale, ma all'epoca c'era un gironcino da tre. E con. Sì, l'ultima partita di qualificazione fu quella col Camerun. Qualcuno malignamente ha sostenuto il pareggio. No, abbiamo giocato per vincere, solo che, torno a dire, ripeto, giocare un mondiale non è a parole semplice così, perché se tu, noi continuavano le critiche nei nostri confronti, per cui la squadra faceva fatica a reagire, Silenzio stampa poi in quel pareggiammo momento. contro il Camerun, poi decidemmo di fare silenzio stampa perché dopo il Camerun apriti cielo, nonostante ci qualifichiamo per secondi in un girone a tre, poi dove in questo girone a tre c'era Brasile e Argentina, abbiamo detto guarda, ormai non abbiamo nulla da perdere, ci massacrano, ci danno dell'armata Brancaleone, tornate a casa, vergognatevi come se avessimo rubato qualcosa, per cui a quel punto abbiamo detto chiudiamoci, facciamo il silenzio stampa e andiamo a affrontare le squadre che erano più forti del mondiale, perché una era l'Argentina che aveva vinto il mondiale del 78, in più aveva Maradona, e l'altra era il Brasile con 7-8 giocatori che poi vennero all'apertura degli stranieri tutti a giocare in Italia, da Falcao a Zico, a Socrates, a Junior, a Cerezo, insomma una squadra
strepitoso. Senti, io ricordo, cioè non ricordo, l'ho vista chiaramente un'intervista di Junior che disse: venne a vedere la vostra partita con l'Argentina e disse: io vidi l'Italia con il Camerun, che era una squadra, poi vidi l'Italia con l'Argentina, ma quella era una squadra vera. Tra il Camerun e l'Argentina, che cosa è successo? Ma non bisogna mai. Sì, noi anche noi siamo andati a vedere, anzi, più che andati a vedere, vedevamo le partite nei famosi VHS, vedevamo l'Argentina, vedevamo. Ma non, allora, la parola è difficile spiegarlo. Non ci siamo drogati, ci tengo a dirlo perché qualcuno ha anche insinuato. No, no, entrano in campo tanti fattori. La rivalsa del silenzio stampa, abbiamo detto guarda, qui rischiamo tutto per tutto, perché fare silenzio stampa contro un mondo, perché quando vai al mondiale ti chiudi contro un mondo che aspetta le tue parole, anche se adesso è di più perché ci sono i cellulari, i social, così. Allora c'era tutto il mondo che comunicava attraverso gli addetti stampa, attraverso la stampa. Certo. Per cui ci siamo chiusi noi stessi e abbiamo detto Berzot, le uniche cose che ci disse, gli disse: guardate, male che vada, abbiamo Brasile e Argentina. Male che vada, torniamo a casa, ci tirano i pomodori. Come è successo, tu non eri nemmeno nato, io avevo 13 anni, a Città del Messico l'Italia arrivò seconda in finale col Brasile nel 1970, tornò in Italia, gli tiravano i pomodori. Questo per farti Quel famoso capire. Italia-Germania Quel 4-3, no? famoso, no, famoso, sì, l'Italia vinse 4-3, poi andò in finale. In finale perse 4-1 contro il Brasile di Pelé e tornò, gli tirarono i pomodori. Per cui arrivò seconda ad un mondiale e gli tirarono i pomodori. Questo è un po' Brasile clamoroso, poi quel gol un pazzesco di Carlos Brasile. Alberto. Si parla tanto di quel Brasile che forse era più forte di quello dell'82. Ecco, io li metto tutti e due sullo stesso piano. Uno aveva Pelé, l'altro aveva 7-8 giocatori di straordinaria levatura. Non lo so qual è il più forte, il tempo, no, è difficile fare dei paragoni, però abbiamo giocato così, abbiamo giocato, forse ci hanno sottovalutato, forse ci hanno venuto fuori il meglio di noi, l'orgoglio nostro, le qualità, perché alla fine quando vinci, io ho commentato anche il Mondiale del 2006 per la Rai. Non Sì. vinci per caso. Allora, il Mondiale 2006 c'era Del Piero, c'era Pirlo, c'era De Rossi, c'era Totti, era uno squadrone. Non è che vinci perché l'avversario ti regala, perché hai Chiaro. vinto con la Germania, hai vinto con la Francia. No, vinci perché evidentemente hai dei valori. E quella squadra dell'82 aveva dei valori. Probabilmente l'Argentina ci ha un po' sottovalutato, il Brasile ancora di più, e noi abbiamo dato il meglio di noi stessi. Senti. A proposito dell'Argentina, so che nelle palle native Berzot ti affidò un compito abbastanza particolare, che era quello di marcare Passarella. Ma era veramente così cattivo? Sì, e ti devo dire la verità, mi sono anche trovato in difficoltà, sono sincero, perché in due cross l'ha preso lui, non l'ho preso io, perché ti metteva al gomito, prima ti metteva al gomito e poi saltava, per cui tu non riuscivi ad alzarti, per cui era furbo. E l'arbitro, non c'era il VAR allora, l'arbitro Certo, non certo. interveniva, lui era un argentino furbo come pochi, perché prima ti spingeva. E tu rimanevi così, e io su due palle native in realtà avevo il compito di marcare lui, per cui non andavo su Diaz o su Bertoni, che erano i miei attaccanti, o Bertoni, ci cambiavamo io Cabrini, Sì. ma dovevo marcare Passarella, perché io tutti quelli abbastanza forti di testa andavo a marcare io. Ma ti devo dire che con Passarella un po' di difficoltà l'ho avuta, perché ti spingeva, e l'arbitro non si accorgeva, per cui io ero abbastanza pulito, anche abbastanza ingenuo, e purtroppo è così. Adesso è diverso, adesso c'è il VAR che non ti perdona più niente. Senti, vincete 2-1 e trovate il Brasile, che a sua volta aveva vinto con l'Argentina, quindi voi avevate solamente un risultato, che era quello di battere quel Brasile. Noi, il Brasile commise l'errore di sottovalutarci, forse era il loro modo di comportarsi, fatto sta che arrivavano allo stadio col pullman cantando, ballando la samba, ma quello io penso che lo facciano sempre, non per sottovalutare noi. Però
con i pullman affiancati abbiamo detto, ma forse questi ballano e cantano, magari, insomma. Però in campo hanno giocato come giocano i brasiliani giocano in punta di piedi, sono tecnici. Però noi avevamo una rabbia perché siamo sempre andati in vantaggio, ma ci hanno sempre raggiunto per farti capire la loro grandezza. Però abbiamo fatto il 3-2, abbiamo fatto anche il 4-2 che poi ce l'hanno annullato. Perché avevamo una voglia di sorpassarli sempre. Però loro, secondo me, al di là della nostra grande partita, che forse è stata la partita più bella, è stata un po' di sottovalutazione da parte loro c'è stata. Senti, allora, anche lì avevi un compito scomodo, sia tu che Gentile, perché avevi un signore che si chiama Serginho, ma è vero che Berzot ti disse che aveva sparato alla moglie? Non me lo disse Berzot, c'era la notizia che arrivavano dai media, dai giornali, perché noi leggevamo i giornali, e prima di partire per il Mondiale era stato indagato, mi pare, perché aveva sparato alla moglie, era uno violento. Certo, in campo, devo dire, non lo dimostrava, anzi, veniva dato come uno dei punti deboli del Brasile, lui e il portiere. In realtà poi Berzot mi disse, guarda che lo devi marcare, lo devi anticipare perché era alto 1,90, perché tutto il gioco d'attacco brasiliano si poggia su di lui. Io ho detto, è il giocatore più importante. Io ho detto, ma Berzot mi sta prendendo in giro, perché dicono che è uno che era un giocatore che molto valido, chiaro che di fronte a Zico, di fronte a quelli lì, era almeno qualitativo, sicuramente. Senti, in quella partita poi tu sei costretto ad uscire per infortunio e dai il via ad un'altra bellissima carriera azzurra, che è quella dello zio Beppe Bergomi. Sì, io uscii alla fine del primo tempo, entrò lo zio. E poi lo zio Bergomi, che poi giocò sia la semifinale contro la Polonia, perché non c'era Antonioni infortunato. Sì. No, scusa, non c'era Gentile squalificato. Gentile non giocò la semifinale. E poi giocò anche la finale, perché non c'era Antonioni infortunato. Per cui, sì. Che aveva 18 anni poi, insomma, giovanissimo. Bergomi aveva 18 anni, ma Berzot aveva molta fiducia in lui, per cui lo fece giocare, senza dubbi. Senti, quindi dopo quella meravigliosa partita, che io definirei forse tra le migliori tre partite della storia della nazionale italiana, non so, correggimi se sbaglio, ma... Sì, dopo la storia c'è Italia-Germania, le famose Italia-Germania ci sono sempre, però Italia-Brasile fu una delle più belle partite, secondo me, per il risultato, per il modo come abbiamo giocato, per i tre gol di Rossi, per la forza di quel Brasile, una delle più belle partite della storia, ma su questo anche perché ne ho viste poche poi dopo. Senti, allora arrivate in semifinale, rincontrate nuovamente la Polonia, ma senza Boniek. Cambiò molto? Era un'altra Polonia? Sì, Boniek. Poi ho avuto modo di giocare anche alla Roma insieme a Zibir. Sì. Boniek era un fuori classe straordinario, il giocatore più forte della Polonia, per cui... un po' di vantaggio, però fu una partita talmente semplice, consentimi di dirti, che io me la ricordo poco, a parte la mia velluto. A parte la mia marcatura su Smolar, perché Berzot ci disse dopo il Brasile, nello spogliatoio ci disse, abbiamo battuto Argentina, Brasile, a questo punto non ci può fermare la Polonia. Ed ebbe ragione, io è stata giocata talmente facile, che non mi ricordo pochi episodi, a parte i due gol di Rossi, la mia buona marcatura di Smoller, però non fu molto facile come partita, perché ormai eravamo convinti delle nostre capacità. Stessa cosa poi con la Germania, perché comunque anche quella era una Germania veramente fortissima, solo che li avete devastati. Quella era una Germania che aveva Rummenig, Littbarski, aveva Rubesch, aveva Fischer, Breitner. Aveva Breitner, aveva Stidiche. Era una Germania, secondo me, una delle più forti, che però, vedi, come vedi, non sempre le più forti vincono. E poi la Germania successivamente ha vinto il campionato europeo, ha vinto anche il mondiale. Ma noi, ti faccio un esempio, alla fine del primo tempo, dopo il rigore, che non fu un grande primo tempo, però fu giocato... ambedue, insomma, molto, molto tattico, però avemmo la possibilità del calcio di rigore di Caprini, che sbagliò. Sì. Berzot disse, ma tanto vinciamo nel secondo tempo perché loro non stanno in piedi, avevano giocato la semifinale ai supplementari, erano molto più stanchi di noi. Infatti nel secondo tempo non c'è stata partita, perché abbiamo fatto tre gol, potevamo farne un quarto,
non ci ha demoralizzato il calcio di rigore sbagliato, perché siamo entrati in campo convinti effettivamente di poterla vincere, e così è stato. Senti, domanda facile, risposta credo banale. È il ricordo più bello della tua carriera calcistica? Sì, ma certo, io ho vinto anche una scudetto col Milan in Coppa Italia, però insomma, nell'arco penso che non ci sia Champions, o non ci sia Coppa Italia o campionato che possa, probabilmente qualche giocatore attuale baratterebbe, Messi con tutti i palloni d'oro che ha vinto, baratterebbe per vincere un campionato mondiale che non l'ha ancora vinto con l'Argentina. Perché non è semplice, ci vuole una serie di combinazioni, devi far parte di un gruppo solido e tutto, però. Insomma, come l'abbiamo vinto noi partendo dal basso, andare in escalation, è stato straordinario per quel motivo. Senti, ultima domanda e poi ti lascio perché so che Ti sei ringrazio. pieno di impegni. No, E... è un periodo un po' così, la gente da casa, giustamente, a casa ti fa un sacco di richieste, per cui io poi Certo. lavoro in smart, allora ho una società per cui faccio Certo. anche purtroppo da casa, perché in ufficio non ti consentono di andare. Poi io Allora, vivo a Milano, non ti dimenticare, sì, che no, lo so bene che è tu una delle sei... città più colpite sotto questo aspetto. Sì, io so che tu sei friulano di nascita e milanese d'adozione, praticamente. Assolutamente. E allora ti volevo chiedere, ultima domanda, se mi fai un 4-3-3 con i migliori calciatori con cui tu abbia giocato. Ma 4-3-3, allora mi escludo io naturalmente. Io la coppia centrale metto Baresi e Scirea, anche se sono due liberi, però metto loro due. Il terzino destro, esterno destro, metto Bergomi, Cabrini a sinistra, in porta metto Zoff, per cui ho fatto i quattro della difesa. A centrocampo metto Tardelli. Boh, ho giocato della Roma, vediamo. Ma devo mettere anche gli stranieri? Io metto gli italiani. Metti gli italiani a questo punto, metti gli Sì, italiani. metto gli italiani. Metto Tardelli, Antonioni, che lo faccio giocare più indietro, gli faccio fare il regista. E l'altra mezzala metto Bagni nell'Inter. Poi 3-3 metto all'ala destra, metto Bruno Conti. Centravanti Altobelli, esterno sinistro, io ho giocato nella Roma, metto Rudi Völler, dai. Grazie Benissimo, benissimo. Fulvio, ti ringrazio, è stato un a te. bellissimo siparietto, un onore. Grazie a Grazie te, mille, buon davvero. lavoro. Ciao, Grazie mille anche a grazie. te. Ciao, Grazie, ciao. ciao.